Prima di iniziare questo importantissimo video, vi voglio leggere una paginetta di un testo di storia della filosofia, di questo testo di impostazione religiosa cristiano-cattolica. Ve lo leggo perché si capisce, io ho sempre sostenuto queste tesi e in questo testo ovviamente si capisce perfettamente che io ho ragione. Conferma. È chiaro che poi è chiaro che poi loro se la cantano, se la suonano, però insomma è di una chiarezza estrema, per cui io adesso ve lo leggo. La filosofia cristiana delle origini. La nascita della filosofia cristiana è la figura di Gesù. Apologisti e padri della Chiesa. Sta tutto qui, ma è scritto con grande capacità e fatto veramente bene. È un editore Liberamente, si chiama Nuove Sintesi, Concetti Sintetici. L'autrice è Francesca Giannelli, è specializzata per la didattica della storia e della filosofia, si è formata all'Università di Pisa e ha svolto ricerca accademica a Parigi sul pensiero Sant'Anna. Di Jacques Derrida. Accademia di Pisa, Sant'Anna, ricordiamolo. Sempre. Jacques Derrida è veramente un pensatore estremamente importante e devo dire che ha inciso moltissimo nella cultura filosofica contemporanea, anche perché molti dei suoi spunti sono anche di carattere psicologico. Lui fa parte di quel gruppo che unisce la psicologia alla filosofia, poi ci sono anche quegli altri che uniscono la psicologia alla sociologia. Sono due posizioni completamente diverse. Non c'è il trittico? Non esiste il trittico? No, no, potremmo farlo noi. L'intercambiabilità non è un'intercambiabilità, è una propedeuticità. Sì, anche, ma comunque sto parlando di intercambiabilità nel senso che è possibile fare un'interpretazione di questo tipo. Quindi potremmo andare a proporre una corrente diciamo culturale, meglio filosofico, psicologico e sociologico. Certo, ci sono ricadute sociologiche del pensiero di Derrida come del pensiero di altri autori, in prevalenza devo dire francesi. E evidentemente è in Francia che si è sviluppata questa cultura, che probabilmente è nata da una commistione tra la psicologia e la letteratura. Ricordiamoci la scuola anche antropologica, sociologica francese, sì, non sì, è signor, seconda a nessuno. E punto, stiamo qui, c'è questo inquinamento reciproco, ma c'è stato anche ai tempi del cristianesimo e quindi qui lo vediamo. La nascita, contaminazione si chiama. Sì, reciproca però. Certo. La nascita della filosofia cristiana è la figura di Gesù. L'incontro tra religione cristiana e filosofia greca è uno degli elementi culturali più importanti per la storia della filosofia medievale e per la dottrina cristiana. Diciamo pure per la dottrina cristiana. Nasce dal neo. Quindi io ho sempre sostenuto che il cristianesimo è neoplatonismo, punto e basta. No, è una forma particolare di neoplatonismo. Ma lo scrive, lo dice. Il cristianesimo dei primi secoli attinge all'eredità filosofica greca perché considera alcune tesi compatibili. Greca medio orientale, diciamo, sì. Meglio. Perché, beh, calcola che buona parte dei... Egiziana medio orientale. Sì, diciamo, egiziana, in quanto che in Egitto, vedi caso, c'è Alessandria, la grande scuola alessandrina che fa la sintesi. La biblioteca di alessandrina, esatto. Sparita nel fuoco, nelle fiamme dei signori pervasi dall'anflatto di fede di Cirillo il Grande, padre della Chiesa. Il primo sono state le truppe di Giulio Cesare, certo. Però a questo punto va detto che non a caso Alessandro, nella sua grandezza imperiale, ha voluto che Alessandria fosse intanto col nome suo, ma poi la collocazione dove l'incontro tra Egitto, cultura greca, africana anche, cultura africana, Medio Oriente, India, Persia, è tutto lì. E quindi questa è una fusione
che le persone là per là non riescono a capirla, ma noi la comprendiamo perfettamente. Non a caso, tutte le religioni provengono da lì. Esattamente, esattamente. Prima del cristianesimo, diciamo il mitraismo, lo zoroastrismo. Diciamo provengono dalla spiritualità indiana, diciamo così, vai, così facciamo contenti tutti. Sì, sì. Ma d'altronde è lì la cosa. Se calcoliamo che il Buddha è vissuto qualche 600 anni prima, ecco, secoluccio prima di Cristo, può capire esattamente chi è il primo e chi viene dopo, no? Anche Zoroastro, anche il rito mitraico, che deriva molto probabilmente, perché ce ne dallo sono zoroastrismo. No, prima ancora, deriva da diciamo una propagazione, da una propagazione dall'India poi verso l'Oriente, verso l'Occidente. Il mio amico Roberto, a partire dal 2000 avanti Cristo. Il mio amico Roberto Sestito, in un atto di furiosa misteriosofia, prese la macchina, si attraversò l'Europa orientale, tra l'altro all'epoca c'era ancora andando in Turchia il muro di Berlino, poi proseguendo dalla Turchia. Sì, e fu fermato in Bulgaria, Romania. In Romania, e fu tenuto anche in gattabuia, perché sai chi sei, che cosa fai, capito? Poi lui raggiunse antiche popolazioni che ancora esistono, adoratori del sole all'interno dell'Iran. Quindi a questo punto si dice che l'Iran è islamizzato, ma veramente fino a un certo punto, anche perché lì questa persistenza dei culti c'è ancora, e culti che risalgono a svariati millenni prima di Maometto, appunto. Quindi questo per dire, ma veniamo al commento di quello che c'è scritto. Il cristianesimo. Ma tu lo sapevi che Maometto era analfabeta? Sì, ma Maometto aveva tante caratteristiche. Tanto per dirtene una, no? Però sapeva fare del conto. Sì, era analfabeta. Faceva il commerciante. Faceva il commerciante, non. Col pallottoliere, no? Io quando penso a lui, lo abbino a anche lo scopritore di Ilio. Quello che andava, sì, a commerciare le pelli di castoro, le pelli di renna, le, sì, pelli d'orso, ecco, sì, mi faccio il parallelo fra loro due, non lo so, sì, come sia, sì, faccio questo. Ma concatenazione, ad esempio, Champollion, che fu quello che per primo decifrò la rosetta, ecco, l'ha presa dalla rosetta, poi decifrò soprattutto, certo, Il significato della scrittura egizia, certo, antica. C'era il greco e c'era l'aramaico, certo, e ha fatto facile. No, lui ha decifrato uno per uno tutti i geroglifici. Sì. È stato ben altra cosa. Appunto. Mica solo attraverso la stella di Rosetta. Certo. Che lì sono 10 righe. Certo. Allora, aveva le caratteristiche somatiche di un antico egiziano. Addirittura. Sì. Quindi una reincarnazione, diciamo. Esattamente. Che è come sono tornato. Sì, come, allora, se vede tutto su internet. Ah sì? Ieri mi è arrivato. È carino. Mi ha mandato al Padre Eterno. No, lo vedrò prima o poi. È carino, guarda. Cioè, dice, messaggio agli italiani, c'è lui che parla. Sì, sì, sì. Allora, perché considera alcune tesi compatibili e perché ritiene utile assumere il linguaggio filosofico per interpretare in forma teoretica il contenuto della rivelazione esposto nell'Antico e nel Nuovo Testamento. Allora, l'Antico Testamento è un falso. L'interpretazione dell'Antico Testamento è ancora più falsa. È una cogliazza di racconti verbali che sono stati poi trascritti dopo 2000 anni circa durante la prigionia in Babilonia. Falsificando dove puoi falsificare, di tutto. Poi c'è stata l'interpretazione di Filone di Alessandria, per cui sono tutte cazzate. L'unica cosa che possiamo dire interessante sono gli Evangeli, infatti lui dice l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento.
ma gli Evangeli sono... Ma come che ne hanno scelti 4 su 450, quasi 500 oramai? Lasciamolo andare, superiamo questa fase. No, ma anche perché, fra l'altro, fra quelli che non sono stati scartati, ce ne sono anche di antecedenti a quelli dei quattro, diciamo, apostoli classici. Esattamente. È chiaro, e quindi più attendibili, certo, no? Esatto, sì. Sono più magari con riferimenti storici più adeguati. Ma l'attendibilità... Lo vedi nelle parole del Cristo. Il Cristo quando parla è come se parlasse Seneca. Sì. Quindi chi è che ha scritto prima? Seneca o i Vangeli? Seneca. Quindi è chiaro che nei Vangeli hanno riportato le parole di Seneca. È talmente semplice. Ma qui lo dice in un'altra maniera. Ma è la stessa cosa. Ma proseguiamo. Il cristianesimo è la religione fondata da Gesù Cristo. Non è vero. Nata nella cultura e religione ebraica. Non è vero. Da cui si dista non solo, ma si riferisce a no, spiega perché non è vero, che sennò la gente rimane in sospeso, dicono questa è un'affermazione senza costrutto. Si riferisce a specifiche peregrinazioni in alcune zone che sono la Giudea e la Galilea, vedi caso le più ellenizzate di tutto quel territorio, cioè dove la cultura ellenistica era arrivata imprimendolo nell'intimo di quella cultura. Quando c'è una cultura è quella, no? E la cosa, sapete, era la cultura greca che egemonizzava tutto, sì, gli altre zone, l'ambito, no, gli altri erano molto più primitivi. Quelle due zone lì in particolare, non per caso io sono sempre stato convinto che la figura di Gesù Cristo sia una figura puramente mitica come Don Chisciotte. E come tale l'hanno ambientata nell'unico posto dove lo potevano ambientare per fare un favore a qualcuno che era di origine palestinese. Che pagava. No, di origine palestinese. No, che pagava. Ma anche, perché i lavori si fanno sempre dietro pagamento. Anche, ti immagino. Allora, la cosa interessante è proprio questa. E pochi vanno a sottolineare questo aspetto. Per cui quando... Attenzione, quando dice, allora, il cristianesimo è la religione fondata da Gesù Cristo, non è vero. Nata, Gesù Cristo è una figura mitica che è stata inventata per personalizzare quegli ideali. È fuori discussione. Chiunque, qualsiasi grande scrittore o grande pensatore o che scrive questioni epiche, mitiche, crea delle figure. Ulisse, Ercole, faccio dei nomi, Gesù Cristo ovviamente, Achille, quello che ha portato il fuoco, che siedono nell'Ade e ha portato il fuoco, quello che cavalcava il cavallo alato, come si chiamava? Quello è Perseo che ecco. Si diceva una volta, sei Perseo, 30 Seo. Poi l'altro elemento importante che dobbiamo il filo d'Arianna è Giasone. La mitologia, ad esempio, è di interesse estremo perché Giasone capitanò la pattuglia di Arditi che andarono in Crimea. E non a caso... In Crimea, che era una delle regioni meno note, meno storicamente riportate, ma era una delle più evolute nell'epoca, nel commercio e nell'industria. E dove si trovava l'oro, per quello c'era il petrolio. E per quello si parlava di vello d'oro, perché gli abitanti della zona solevano filtrare i fiumi auriferi con dei velli di... Pecora. Di pecora o di agnello, e con questi l'oro veniva trattenuto e il vello si riempiva. No, veniva trattenuto nel pellume. Sì, e il vello diventava tutto d'oro, e quello si chiama il vello d'oro. Sono cose semplicissime. Erano le pagliuzze d'oro del torrente che rimanevano intrappolate nel vello. Che ci vuole la cultura moderna, perché prima non ci arrivavano, erano vittime del mito, no? Per parlare di mito. Noi abbiamo parlato di Don Chisciotte perché
il mito di Don Chisciotte è quanto era la rappresentazione di un pensiero, esatto, che non si poteva esprimere durante quel periodo, il siglo d'oro. Il siglo d'oro. E quindi essendoci la censura della sacra romana chiesa, della sacra inquisizione, sì, esatto, lì ti facevano la pelle come niente, te bruciavano, ti ardevano, te mettevano un ardito, uno spiedo, un ardito, te mettevano uno spiedo al culo, poi dicendo le litanie, ben inteso, sempre le litanie, Allora, mi sembra di essere stato abbastanza chiaro da questo punto di vista. Aspetta, non volevo dire, quindi quando nel periodo del siglo d'oro si scrivevano i romanzi, si scrivevano dei romanzi con dei personaggi tipo Don Chisciotte, che servivano a rappresentare il volere popolare, l'intenzione, la rabbia, esatto, il dissenso popolare, la critica al sistema, che esatto, però non poteva essere fatta direttamente, esatto, quindi lo si faceva fare per trasporto e lo si lasciava fare, anche perché sottoposto a eventuale tortura, quello diceva era un personaggio di fantasia, me l'hanno raccontato, era un personaggio di fantasia e io l'ho abbellito, eccetera eccetera. Una cosa molto importante sulla intrusione della mitologia: andatevi a vedere quanto è interessante, quanto è importante il mito di Giasone. Dobbiamo dire questo. No, ma a proposito di miti, ogni epoca ha il suo mito. Certo. Per esempio, anche noi nell'epoca vittoriana c'era il mito dell'epoca vittoriana rappresentato dai personaggi di Dickens, per esempio, certamente, no? Di Dickens, mica solo Dickens, Dickens è stato il leader, il mitico, quello che ha creato il mito dell'imperialismo ottocentesco inglese è stato Kipling, certo, ma anche il libro della giungla. Dickens dava quel senso di aurea, sì, all'imprenditoria, sì, alla capacità umana di cambiare la propria esistenza cercando alternative alla sua magra esistenza, esattamente. E vedeva che prevedeva nel futuro della gente che di buona volontà un esito sempre positivo, certo, mentre oggi noi abbiamo tutt'altri miti, ovviamente, abbiamo i miti attuali di Superman, il mito di Superman, esatto, l'uomo macchina, esatto, l'uomo che volendo si trasforma in una macchina, certo, l'uomo voglio robot. Ripetere un'ultima cosa che è importantissima per me: l'intrusione di un mito all'interno di un altro. Nel mito di Giasone risulta che a un certo punto aveva partecipato anche Eracle, però non è arrivato fino alla fine perché è stato trattenuto praticamente in una di queste isole, non ricordo più quale. Io a me non interessa, voi andatevelo a vedere. No, andatevelo a vedere. Ma la cosa importante è perché dice: ma non c'era quando tu vai a trattare il mito degli Argonauti. Come ha fatto anche con Ulisse, che c'era la maga Circe che l'ha trattenuto per 9 anni. Esattamente. No. Perché era un passaggio obbligatorio la maga Circe, ricordiamoci. Che volevo dire, l'Eracle, che era un mito molto in auge, in un momento successivo è stato inserito, chiaramente che è stato un inserimento. Anche quello era un supereroe. Sì, a cazzo. Mezzo Dio, mezzo uomo. Con tutte le fatiche che aveva. Con la possibilità per l'uomo di diventare quasi un Dio. Esatto. Cioè di dare una speranza di emancipazione e di evoluzione. Esattamente. Non a caso Eracle è nel verso di moltissime monete della Roma antica. Ci sarà una ragione, no? Però quello che voglio dire è questo. Non essendo... No, perché la zecca di Roma inizialmente, quella zecca vera e propria, quella antica, no? Quella, sì, quella del, quella zecca non della Repubblica, ma del reame, sì, del regno, sì, dei sette re, De. Lì la zecca stava nel tempio di Moneta, della dea Moneta, tanto che era a fianco a quella di Eracle, certo, e quindi ecco il perché. Esattamente. Molto spesso hanno utilizzato uno stilema che era poi quello greco, oltretutto, perché l'Eracle delle monete, che è un uomo appoggiato a un bastone, se ve lo ricordate, appoggiato così a un bastone, è chiaro che poi ovviamente asso di bastoni è una mitologia che riguardava l'Italia. No, non l'Italia. Era il bastone, era la mazza, sì, era la sua mazza. Asso di bastoni, se tu non era il bastone, era la mazza di Ercole.
Ercole era con la massa, non con la massa, come cazzo si chiamava? La clava. È una clava che noi chiamiamo bastone, e il disegno del bastone lo trovi nelle carte con cui si gioca a carte, è quel famoso bastone. Certo, quello, è la clava. No, e non a caso è rimasto anche simbolo per un certo periodo anche della storia italiana, abbastanza recente, no? Ecco, tra l'altro c'era un quotidiano, un settimanale che si chiamava Asso dei Bastoni, che era veramente molto interessante. Poi quando fu sequestrato uscì con un altro titolo, che lo diciamo per i nostri amici, così sono, si acculturano, io ce l'ho, ce l'ho tante copie. Allora uscì con il titolo di Asso di Spade. Vabbè. Il direttore io lo conobbi molto bene. Andiamo avanti col mito, andiamo avanti. Ma con appunto, dobbiamo concludere questa cosa. Allora, poiché non risultava che nella impresa degli Argonauti appartenesse anche Eracle, l'hanno inserito in un secondo tempo perché non doveva mancare. Però quando hanno fatto l'obiezione e hanno detto sì, però nella conclusione lui non c'è, sì, perché l'hanno fermato in un'isola, capito? Questa è la classica creazione del mito, che non ha nulla da scombinarsi con il cristianesimo e con i Vangeli. È la stessa cosa, quando qualcuno fa un'obiezione dice ma Gesù qui e lì, dice, ah vabbè, perché in quel momento stava volando dall'altra parte, capito? Vai oltre. Vado oltre e vo con Dio. Sai come c'era scritto all'inizio di un cimitero? Passeggier che guardi in su, io ero come tu. Tu sarai come io, passa oltre e va con Dio. Io ci ho fatto anche la canzone. Allora, il cristianesimo è una religione fondata a Gesù Cristo, ripeto per l'ennesima volta, non è vero. Nata nella cultura e religione ebraica, non è vero. È una sovrapposizione, non nella cultura ebraica, è una sovrapposizione. O un'imposizione. Cioè praticamente gli ebrei da quel punto di vista lì fanno la parte dei coglioni che a bocca aperta stanno a sentire quello che dice Gesù Cristo. E ogni volta che dicono qualcosa il buon Cristo li contraddice, gli dice siete delle teste di cazzo. Anzi, una delle frasi più ricorrenti nei Vangeli, siete delle teste di cazzo. Poi l'hanno tradotto in un'altra maniera, ma insomma la frase è questa. Allora, nata secondo la legge ebraica, da cui si distacca progressivamente, ma come allora, lo dici pure, da cui si distacca progressivamente, è chiaro che si distacca progressivamente, e diffusasi in modo massiccio all'epoca dell'impero romano nel mondo mediterraneo. Ci ha messo 3 secoli per diffondersi, sì, in modo massiccio. No? Ma lo ha fatto. Sì, ma in tre secoli. Le tre unità di tempo, di luogo e di spazio. Come in tutte le recitazioni, in modo non lineare e in netto contrasto con l'assetto politico istituzionale del mondo romano. Ma guarda un po'. Questo è fuori discussione. Il mondo romano si è accorto dopo tre era al declino, era al declino. Si è accorto dopo 3 secoli che quelli stavano scavando dentro i gangli dell'apparato dello Stato. Il cristianesimo è uno dei culti di salvazione, questo è vero. Che nascono e si sviluppano nell'età elleniste. Allora, è uno dei culti di salvazione che nascono e si sviluppano. Allora, quello che prima non c'era, no? Allora, nel mondo ellenistico, in poi, è che cercano di rispondere, attento, alle domande di senso e alla richiesta di salvezza e riscatto dell'uomo. Cosa cazzo c'entra l'ebraismo qui? Se nasce nell'ambito di una filosofia, una visione del mondo e della vita che è di tipo ellenistico. Cazzo c'entra l'ebraismo? Il riscatto dell'uomo è, come ho detto, anche in Perseo, anche in Eracle, in Giasone, in Dioniso, in tutti c'è questa intenzionalità, desiderio. Soprattutto il Dioniso di che muore e risorge. Il Cristo è uno dei culti di salvazione che... Non parliamo di Mitra. Ecco. In poi è che cercano di rispondere alle domande di senso e alle richieste di salvezza e riscatto dell'uomo, perché prima non c'erano queste domande, sono nate dopo, ma se sono nate dopo non sono nate con la cultura ellenista, porcaccia Giuda, che ti ha indotto a riflettere, a pensare per il tramite della filosofia. Ma quale filosofia? Attenzione,
la filosofia socratica. E non a caso il mito di Socrate è sempre incombente, perché nella ultima cena in realtà si tratta dell'ultima cena di Socrate con la cicuta, dell'ultima cena della cicuta, che faceva parte di uno dei dialoghi di Platone. Certo, bellissimo. È quella figura di Socrate. Io ce l'ho quel libro, bellissimo. Viene la figura di Socrate viene reinterpretata, è di una attualità assoluta, viene eterna, reinterpretata nel cristianesimo eterna, con Cristo, un'attualità eterna. Certo. In essa è particolarmente accentuato il carattere individualistico, verissimo, e personalistico della fede, perché il pensiero neoplatonico è individualistico. Perché individualistico? Ma c'è una ragione storica, perché all'interno del neoplatonismo c'è il pensiero ermetico. Esatto, c'è il pensiero ermetico e soprattutto pitagorico, che essendo un pensiero di escatologia, cioè di ricerca personale e individuale, quello che poi sarebbe poi diventato lo gnosticismo, non può che essere personalistico. Cioè non ci può essere un iniziato della cultura pitagorea. Ma infatti i più grandi avversari, gli eretici della Chiesa cristiana sono sempre stati gli gnostici. Gli gnostici. Perché sono stati più perseguitati in ogni epoca. Esattamente. E perché tutto... erano quelli che più mettevano in contestazione la loro verità, alla radice. A cominciare da Meister Eckhart, vi faccio un paio di nomi, e soprattutto di quei poveracci dei puriti, degli albigesi, dei puri, dei casti e dei bianchi, i quali hanno fatto la fine, che gli hanno fatto fare la casta sacerdotale. In esse è particolarmente accentuato il carattere albigesi, porca madosca ragazzi, quanti crimini addossati alla Chiesa, guarda, io non riesco a capire come fa uno ad aderire a un pensiero religioso del genere con una storia precedente che tu la sai, o quantomeno dovresti saperla. No, se non lo sai, non se ne immagino nemmeno, non la percepiscono nemmeno. È il carattere individualistico e personalistico della fede e della salvezza. La figura di Gesù Cristo è distinguibile in, attenzione, Gesù storico, cioè un israelita vissuto in Palestina che svolse una diffusa attività di predicazione annunciando il regno di Dio e raccogliendo numerosi discepoli attorno a sé, poi processato per motivi politici e religiosi e condannato a morte. Ma questo Gesù storico è esistito sicuramente, solo non si chiamava Gesù. Gesù, certo. E è tutta lì la faccenda. Ci sono stati moltissimi capi popolo che sono anche, come dire, adombrati nel mito di Barabba, nel mito della messa in scena di Pilato, il quale per un momento dice: cazzo, io mi lavo le mani, questo è un savio, questo è un buono, eccetera, eccetera. È tutto adombrato. C'erano il periodo degli zeloti, ricordiamo, la lotta politico e anche militare nei confronti dell'impero e nei confronti della cultura dominante. È stata una lotta che si è completata con Tiberio e con la devastazione del Tempio, giustamente, e con Sciaboda, come cazzo ci ha buttato il sale, cioè, come se faceva una volta seriamente, sì. E come Iogoda, come quel gruppo che siano abbarbicati in cima il Golgota, ma no in cima alla rocca lì, alla, che poi si suicidarono per non farsi uccidere dai romani. Ah, sì. Sciaboda. Oddio, non mi viene manca a me. Vabbè, non ce ne frega niente, dai. Andiamo avanti. Poi ci viene in mente, diciamo. Gesù il Cristo, che è la seconda formulazione, che si presenta come Messia, figlio di Dio, verbo fatto carne, e annuncia la parola divina di cui egli stesso è espressione. Ma guarda la chiarezza, l'intelligenza di una studiosa che non a caso ha studiato Derrida. Più di così, che cosa dobbiamo aggiungere? Non dobbiamo aggiungere nient'altro. Vedi com'è la differenziazione tra il Gesù storico e il Gesù religioso. Il Gesù religioso non è il Gesù storico, e quindi voi pretacci che venite a rompere i coglioni a dire che Gesù è realmente esistito... Allora, ci sono due eroi.
due figure contemporanee dentro la stessa nominalizzazione, cioè quello storico che è esistito ma non si chiamava Gesù, che era comunque diciamo idealizzato diciamo, con non si chiamava Gesù, si chiamava in un altro modo, si chiamava Barabba, si chiamava quello che vuoi, e che aveva questa funzione dimensionale. L'altro invece era un personaggio inventato di sana pianta, che però interpretava gli altri elementi costitutivi di questo eroe, supereroe, che avevano diciamo, la possibilità di non essere diciamo, configurati con una persona reale, ma semplicemente degli ideali che venivano diciamo, aggregati attraverso un nome. Esattamente, questa è la faccenda. Poi tutta la costruzione che c'è stata fatta dopo, che l'ha già ampiamente descritta qui, che è compatibile col pensiero ellenistico, perché la dottrina del cattocristianesimo è nata, creata da filosofi. Anche bisogna dire che la filosofia della religione cristiana è nata dopo il trattato, dopo l'editto di Tessalonica, certamente, che è diventato religione di Stato dell'impero, esatto. Partendo dall'impero d'Oriente e poi arrivando 50 anni dopo qua a Roma, perché le grandi persecuzioni fatte con le distruzioni dei templi pagani, mitraici, certo, è del 450 o a partire da Alarico, come minimo, hanno approfittato di Alarico per mettere in piazza tutto il loro dissenso. Esattamente. E per distruggere Alarico i goti piangono, il gran morto di lor gente, cantava Gesù e Carducci. Allora, concludiamo qui con questo inizio che ci interessa soprattutto questa cosa, anche perché qui c'è una frase che voglio dire che è molto importante, per me è importantissima. Le vicende della vita di Gesù sono raccolte nei Vangeli, Evangelion, buona notizia. E in particolare quelli di Marco, Matteo e Luca, sono quattro, tre sono di carattere così un po' terra terra, diciamo così. L'altro Vangelo, considerato poi dalla tradizione autentico, il Vangelo di Giovanni, considerato autentico dalla tradizione, forse è l'unico autentico. Leggetevi il Vangelo di Giovanni del grande Rudolf Steiner e capirete un'infinità di significati. È un tentativo di mediazione tra cultura greca e strumenti linguistico-concettuali dell'ellenismo. Ma guarda. Quindi, più di così, allora ti dice che fin dall'epoca c'è un tentativo di agganciare ulteriormente, affermando l'aspetto ellenistico su quello raccontivo delle vicende personali di un vagabondo. Allora è lì che c'è la sostanza, te lo dice chiaramente. È il tentativo di mediazione tra cultura greca, la mediazione tra la cultura greca e gli strumenti linguistico-concettuali dell'ellenismo stesso, perché infatti la cultura non combacia con l'ellenismo. Perché la lingua aramaica all'epoca non consentiva di avere dei logos, sì, che dei logia che avessero dentro di sé la permeazione del pensiero ellenistico nella lingua aramaica. Però comunque la mediazione, quindi non esistevano proprio i vocaboli, non esistevano la i concetti. La mediazione non è tra l'ebraismo, qualsiasi esso sia, dei fenici, dei beduini o dei che cazzo gli pare a loro, o dei grandi sacerdoti di sta minchia, ma la mediazione è tra l'ellenismo e gli strumenti linguistico-concettuali, come dimostra la sua identificazione del Cristo con il Logos. Ma se Cristo viene identificato con Logos, lo preannunciato prima, più di così, che è mediatore tra Dio e il mondo. Ma è ovvio che se il Dio è superumano, la mediazione non può avvenire altro che con la ragione, col pensiero, con i logia, con logos, con l'aspirazione. Allora dice, ma quel logos lì era Cristo, ma è Cristo chi? Cristo, semmai, non Gesù Cristo, che è un'altra cosa, non l'identificazione con un personaggio, come dire... Ma te l'ho detto, si scende in due, certo, per forza. Come dire che Sancho Pancia è oltre a essere la produzione,
la proiezione materialistica. Era il lato negativo di Don Chisciotte. Quindi non è che tu mi puoi venire a dire che Sancho Panza è Don Chisciotte, è il lato negativo di Don Chisciotte, è l'ombra di Don Chisciotte. Che è mediatore tra Dio e il mondo. Il Logos definisce in questo modo la soggettività e l'universalità del divino in cui si rispecchia l'uomo. Soggettività. Più di così che cosa deve dire una studiosa, una grande studiosa? E ringraziamo la cultura francese che ci ha dato la possibilità che questa studiosa riesca a spiegarci bene questi concetti fondamentali. Cari amici, noi vi ringraziamo, ricordatevi sempre che noi... Io per esempio, quando a proposito di antropologia studiai Strauss-Kahn, sì. È stato uno dei padri della, Lévi-Strauss, figlio mio. Lévi-Strauss, scusa. È quello che l'hanno fregato accusandolo di aver violentato una puttana. Esatto. Dai, forza. Sì, mi confondo un bel po'. Ma sai... No, perché sono sempre la stessa famiglia. Sì, appunto, stessa famiglia. Poi ti immagini. Sempre Lévi sono. È quella gente lì che gli piace trombare. Quando appunto diciamo me lo studiavo, era nel momento di maggiore auge, che era attorno agli anni 70. Sì, è vero. E quindi lì aveva, diciamo, lui in qualche modo influenzato enormemente l'antropologia culturale. Sì. Di ricerca a livello europeo. È verissimo. Sì. E quindi noi ci comportavamo appunto anche come ricerche sul posto, proprio ricerche etnografiche sul posto, seguendo i suoi dettami. Sì. Per concludere, io vi faccio vedere, se riuscite a vederlo, una fotografia di Medjugorje, eccola qui. Aspetta che... La provinquo. Sì. Ah, la sdoppio addirittura. Te, faccio il mago. E loro fanno la duplicazione delle Medjugorje. Quella è la Madonna. No, ma il di bello Medjugorje. Allora. No. Questo va letto. Cari figli, vi voglio invitare ad incominciare da oggi a vivere una nuova vita. Cari figli, voglio che comprendiate che Dio ha scelto ognuno di voi nel suo piano di salvezza dell'umanità. Ma grazie. Voi non potete capire quanto grande sia la vostra persona nel disegno di Dio. Perciò, cari figli, pregate affinché nel pregare comprendiate ciò che poi dovete fare secondo il piano di Dio. Io sono con voi perché possiate realizzare tutto. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Messaggio dettato dalla Madonna il 25 gennaio 1987 a Medjugorje. Sì, ma io dico, insomma, no, quelli che hanno accettato questo messaggio hanno dovuto per forza costruire tutto quello che hanno... Aspetta, allora, qua c'è pure una piccola nota: se non fossi Papa sarei già a Medjugorje a confessare, ha detto Giovanni Paolo II. Lui doveva stare lì a contare i soldi che gli vengono. Dice, sarei lì, e quindi una minaccia, dice, guarda che voi che vi mettete in tasca i soldi di Medjugorje, Medjugorje, e dovete anche darne un pochettino a Santa Madre, la percentuale a Santa Madre, bisogna che glielo date. No, ma il bello è il linguaggio, no? Sì. È di una limpidezza strutturale incredibile. Certamente. E questo volantino è stato benedetto. Oh, la Madonna! Allucinante. Vedi, la vera benedizione. Guardate tutte le costruzioni che hanno fatto in un posto... Risollevato l'economia di una regione. Sì, meno male. Viva a questo Dio. Bisogna dare atto. Oh, sì. Dobbiamo dire che grazie... Come anche San Giovanni Rotondo. San Giovanni Rotondo è un'altra storia. Intanto c'era un frate che era veramente un santo. Santo nel senso laico del termine, nel senso pagano del termine. Certo. Attento uomo santo. Certo. Oh, poi ha costruito un bene per l'uomo, perché ha costruito un grande centro ospedaliero. Quindi è tutt'altra cosa. Invece gli altri sono solo santuari. Lourdes, dove i soldi arrivano a fiotti, alla Salette, dove i soldi arrivano ugualmente in quantità colossale, e poi
Fatima e Garabandale, quindi sono tutti posti dove si fanno i Poi ci sono quelli secondari di Boloreto, tipo quelli sono secondari qua all'Acqua Santa. Ricordiamoci come che si chiama? La Madonna del Riposo. No, come si chiama? Madonna. Qual era quella dell'Acqua Santa? Qua sulla Laurentina, l'Ardeatina, come chiama? Ah no, alle Tre Fontane. No, dopo. Alle Tre Fontane. Dopo. E beh, ma lì c'è un santuario. No, alle Tre Fontane, porca miseria. Alle Tre Fontane. Dove si dice... No, al Divino Amore. Ah, vabbè, il Divino Amore e le Tre Fontane. Il Divino Amore sono le Tre Fontane. No, no, sì, no, no. Ma cazzo, perché non sai dove è il Divino Amore? Il Divino Amore sono le Tre Fontane. Alle Tre Fontane, dove si allenava la Roma, c'è una piccola madonnina. Come ho detto? Che diceva che a Roma, alle Tre Fontane, dove si allenava la Roma... La sì, Roma, era lì. Ha una dieta proprio dalle tre città. L'hanno spostato. Una donna ha detto che ha visto l'apparizione, ci ha avuto... Secondo me queste cose sono tutte contemporanee, cioè viste in realtà immaginarie. Non senti, io non sento... Sì, ma allora, immaginaria sarebbe già dire qualcosa di tollerabile, anche, diciamo, comprensibile. Il problema è che qui... stravolgono la realtà per gli interessi loro, per gli interessi di una fazione o di una banda o di un interesse pecuniario, no? Cioè un interesse sempre di qualche genere affinché... Ma alla fine c'è sempre... Per dare, diciamo, l'illusione al viandante che si dissetava alle sorgenti, dove c'erano le ninfe. Una volta si vedevano le ninfe e adesso si vedono le puttane. No, c'è stato un periodo in cui si vedevano le madonne, adesso si vedono le puttane. Esattamente. Ecco, quindi le fonti servono a dare refrigerio e ristoro. E ricordiamo bene che di fronte a qualsiasi tempio giapponese, io ne avrò visitate un centinaio. C'è sempre la sorgente. Se c'è un paese... pieno, dove si fanno pure i bagni, esattamente, e se c'è un paese che è pieno di templi è il Giappone, e dicono che i giapponesi sono dei materialisti e non hanno religione. Quella della Giappone è una enorme religiosità, basta andare a Kyoto, religiosità nell'ambiente, nella natura, non fai a tempo in una settimana a vedere la metà dei templi. Allora di fronte a uno di questi, a ciascuno di questi templi c'è la fonte benedetta e tu ti puoi dissetare in un bicchiere, bagnare, lavare le mani e soprattutto dissetare, perché il viandante si deve dissetare e si disseta bevendo da una ciotola di bambù. E con questo, ragazzi, la chiudiamo. Sempre Laudetur Priapus. So long. Laudetur Priapus. Nel senso che è so long. Sì. E credetegli. Ciao. Oh, Dio mio. 42 minuti.